Bene, volevo chiederle com'è la situazione qui al camping Girasole. Luca, Girasole, noi abbiamo accolto subito i nostri clienti ricorrenti che ci chiedevano un supporto per poter dormire in maniera tranquilla alcune notti e quindi abbiamo fatto poi un'accoglienza più estesa perché naturalmente queste persone che abitavano in luoghi che adesso sono definiti zone rosse, hanno portato con sé anche gli amici, i parenti e poi si è sparsa voce e in un giorno abbiamo accolto oltre 200 persone. Abbiamo, con il supporto della Protezione Civile dell'Abe di Porto Montepio e del Comune di Fermo, abbiamo accreditato queste persone, stiamo agevolando le procedure di accreditamento e soprattutto abbiamo reso logisticamente vivibile l'accoglienza qui a Girasole Camping Village, perché appunto noi eravamo chiusi e facendo tutt'altro, come da questo periodo stavamo facendo lavori di ristrutturazione e di ripristino di alcune, diciamo così, funzionalità. E quindi in questo momento siamo già in grado di, già da qualche giorno siamo in grado di fornire pasto caldo presso il nostro ristorante, un'accoglienza adeguata con strutture pulite, lenzuola e riscaldamento in tutti i nostri alloggi e abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico grazie al gruppo Mano Solidarietà, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa ha già provveduto alla distribuzione di beni di prima necessità. E, insomma, abbiamo cominciato a fornire i servizi di base che erano necessari e adesso li stiamo organizzando per tutti gli altri che sono altrettanto necessari, a nostro avviso, per favorire ad esempio un supporto, diciamo così, sociale, relazionale alle comunità che sono qui. Abbiamo un gruppo molto fornito di Comune di Bolognola che appunto si è trasferito qui e che però, diciamo così, soffre un po' questo Spostamento. allontanamento veloce. Per cui stiamo cercando di fornire un supporto affinché queste comunità locali ricreino il proprio tessuto sociale, stiamo creando degli spazi ampi, riscaldati per poter appunto socializzare, poter fare attività anche che siano di ricreative, quindi no, che possono consentire di passare il tempo anche nelle giornate future, che fino adesso siamo stati molto fortunati che il tempo era bello, ma già oggi per esempio il tempo non è così e in futuro non sarà ovviamente così caldo come è stato in questi giorni. Quindi ci stiamo attrezzando per ampliare gli spazi, diciamo così, coperti e riscaldati e funzionalizzarli con l'obiettivo di, diciamo così, poter permanere, soggiornare per un periodo lungo, gestendo questa situazione anche dal punto di vista sociologico e psicologico. Dunque, 200 persone provenienti da Bolognola e da altri I comuni paesi vicini. interessati che stiamo ospitando sono moltissimi: San Genesio, Cessapalombo, Tolentino, Macerata, anche Sant'Elpidio al Mare. Nei giorni scorsi abbiamo avuto persone anche da Porto San Giorgio che non avevano case magari lesionate, ma che avevano, diciamo così, terrore di rientrare nelle proprie case. San Severino, insomma, sono molte le località che inizialmente dei nostri clienti abituali, poi per estensione appunto delle persone che ci hanno mandato l'Abe di Porto Montepio, sono accolte qui in questo momento. Sono per lo più famiglie, ci sono molti bambini anziani anche. Sì, ci sono molte persone anziane, bambini, c'è una relativamente bassa percentuale per adesso, perché forse, diciamo così, le famiglie hanno cercato di mantenerli intorno ai luoghi, immaginando anche di poterli reintegrare con il percorso scolastico, didattico scolastico. Speriamo che questo possa essere attivato in molti comuni, probabilmente purtroppo non sarà così, quindi noi comunque è per questo che ci stiamo attrezzando anche per poter fornire insieme al sindaco Caccinaro o comunque autonomamente il servizio didattico e di animazione, sia per le varie fasce d'età, quindi sia per i bambini e i ragazzi, ma anche per gli anziani, perché poi dopo spesso è sufficiente essere di supporto, porsi in una posizione di ascolto, ma Cercare ripeto, di trovare di nuovo una normalità, esatto, se il così punto che stiamo possiamo. cercando di mettere a fuoco è il periodo a medio, cioè il percorso a medio periodo, a medio-lungo periodo. Quindi, oltre ai servizi, diciamo così, di supporto primario che abbiamo già messo in campo, ci stiamo organizzando per poter supportare insieme a loro tutto l'inverno, dai vari punti di vista che ho detto prima. La ringrazio.